E eh, ragazzi, Alei, Vamos. Bene, ragazzi, chi c'è? Ciao Carmen. Ciao, il Dottor amoroso. Ale. Grazie per l'iscrizione la... di Matix. Io qua, figa, non sento più le. le... Eccole, vedi? Bastava aspettare. tranquilli Ok, poi chi c'è? Zelolman Pasqua. Buonasera a te. Eh... Ciao, Arian. Poi chi è che c'è? Andrea3215. Ah, lei? Ciao a tutti ragazzi. Come va innanzitutto? Cosa sta... State già tutti giocando a Final Fantasy? Pezzi di merda? No, un pe... pezzo di merda tra l'altro abbastanza gratuito, in quanto eh, è stata una scelta l'idea di non prenderlo all day one, ma semplicemente perché ho deciso, come sapete, cosa? ormai un paio di settimane fa, di ricominciare, grazie a Zelolman, di ricominciare questo benedetto o maledetto um, death, death trending e quindi siamo ancora non dico in alto mare però figa come dicevo stamattina in chat audio non ho idea di come cazzo sia possibile che il pappe l'abbia finito in 32 ore che il robbo l'abbia finit finito in 34 io sono esattamente a allora già c'è questa disparità tra la dash della PS5 che mi dice che sono a 32 ore, o, oh, sì, 32 ore, 31 per la precisione, mentre il salvataggio mi dice 29, poco cambia, comunque sono alla sesta missione, al sesto capitolo su 14, 15, non mi ricordo. Quindi, diciamo che di, di, di ciccia ce n'è ancora. E ciao Amon, ciao Persicchiotto, Play Reviews, ciao a tutti ragazzi, ciao, 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 ciao. Gioco a Banishers, bra bravo Pasqua. Uh, io sono al pari con le novità appena uscite se sto giocando a Syndicate, diciamo che sei un attimo fuori tempo massimo, però ecco, Syndicate è uno di quei giochi che non ricordo, ricordo l'anno d'uscita, mi sembra di non sbagliare se dico che uscì l'anno dopo Unity. Unity è uscito nell'anno 2018, quindi Syndicate potrebbe essere 2019. Potrei sbagliare, ma non di tanto. Come Scusa, 2013 Unity, 2014 eh, Syndicate, perché? No, no, no. 2013 Assassin's Creed 4 Black Flag, 2015 Unity e 16 Uh, Syndicate Super G, io sono a circa tre quarti di Death Stranding, gran gioco. Ma se non ci fossero state strade costruite, non so se riuscirei. Un mm, costrutto da rivedere. Alcuni punti, davvero è un mangiatempo. Sai cosa? Non è tanto la questione mangiatempo perché il gioco è quello, e quindi lo capisci fin da subito che tipo di gioco è e che cosa il gioco chieda al videogiocatore. Il problema è, per esempio, nel punto in cui sono io, quindi a cavallo tra il capitolo 5 e il capitolo 6, che mi continuo a far fare il giro di ste cazzo di tre montagne innevate ad libitum e quindi mi, mi sto un attimo rompendo la borsa in, in questa situazione, ma confido sul fatto che finito questa parte qua si vada avanti un po' più in scioltezza. 2014 Unity, cosa ho detto io? 2013 Black Flag, me lo ricordo perché è stato il primo gioco che ho comprato sulla PS4. L'anno dopo Unity e l'anno dopo Syndicate. Sì, forse, vabbè, lo sapevo, forse mi sono espresso male. Eh, potresti ripetere cortesemente cosa sto giocando? A Death Stranding, sempre. Eh, io idem sono lì. Se puoi, le montagne, scala le tutte. Eh, eh, è quello che sto facendo perché trovo. Carina, abbastanza originale anche l'idea di poter sfruttare le costruzioni di altri utenti passati di lì prima di me. Il problema è che A, le costruzioni non sono poi così tante. B, in questo caso particolare, in questa porzione particolare di mappa, diciamo, sono praticamente assenti, se non inutili, perché le uniche strutture che qua potrebbero venirmi in aiuto sono scale. Ma di scale non ne ho trovate, e le teleferiche che però funzionano con due piloni: uno che trovi, uno di partenza e uno d'arrivo. E finora io trovo dei gran piloni da potermi infilare nel naso, perché non trovo quello d'arrivo. Ciao, Farenz. Hai notizie su PS5 Pro, ma ho sentito i miei capi in Sony ieri e per ora non mi hanno confermato nulla. Gira nell'aria di questa ipotetica versione potenziata, in uscita verso la fine proprio di quest'anno, ma non ci metto le mani sul fuoco. Ad libitum ha fatto un po' Eh, lo sapevo che qualcuno, qualcuna anzi, sarebbe un po' emozionata. Uh, ciao Farenz, è ok? Una sera Farenz, a lei. Saluti alla Sicilia, saluto a te. Uh, Sira sì, ha scritto a lui per direttissime... Ma no, vai proprio a piedi e sti cazzi, perdi un po' di tempo, ma ne vale la pena. Attenzione Marco, attenzione tutte queste camminate che in buona sostanza sono uh, come dire l'essenza stessa del gioco partendo dal presupposto che il camminare è l'essenza stessa del gioco non mi pesa più di tanto ripeto il gioco è quello o lo odi fin dalle prime ore di gioco oppure digerisci questa cosa qua e magari ne godi pure e vai avanti a camminare e va bene sto dicendo che questa parte particolare del gioco mi sta facendo continuare a girare in tondo su una porzione di mappa tutto sommato piuttosto piccola e mi sono un attimo anche rotto i coglioni sono spirito del gioco, esatto Farenz, hai il Commodore Amiga 600? no, non ho mai avuto in casa Nessun eh, mai nessun eh, dispositivo dalla Commodore Questa settimana ho finito a Plugtail Innocence quindi il primo sì, e non mi ha fatto dispiaciuto. Sbaglio o te ha fatto un po' cagare. Ehm, forse cagare è troppo, non mi è piaciuto. Cioè, ho avuto costantemente la sensazione, specialmente diciamo nella seconda metà dell'Ebo 15 ore di gioco, se non ricordo male che eh, il titolo avrebbe potuto godere di una, di una asciugatura maggiore, cioè ho fatto la stessa cosa per troppo tempo che è un po' grazie a Frolics, che è un po' se vogliamo un, un difetto che potrei anche applicare a ah, Death Stranding tuttavia ciò che mi propone di fare il gioco cioè a tail, è un po' troppo ripetitivo e il gioco sembra che ti dia una pletora di, di possibilità piuttosto vaste quando poi alla fine il gioco lo porti avanti utilizzando quei 3, 4, quelle 3-4 abilità barra armi quindi Mm. Bravo, figa, Bravo Marco. Quindi diciamo che è, è stato un po' troppo sbrodolato. Quello che ricordo con immenso piacere, di, eh, A Plug Tail, sono le ambientazioni. Veramente create in una maniera convincente dal punto di vista proprio estetico, dal punto di vista grafico. E per essere un gioco, chiamiamolo pure un doppia A, ecco, c'è stata un'attenzione un molto particolare, o quantomeno non ho potuto coinvolgermi in maniera particolare. Quello sì. Ciao Farenzo ho appena ordinato Lee jong Go. Spero di non aver fatto una cagata. Argomenta perché credi di aver fatto una cagata? Secondo me, hai fatto un'ottima un scelta. E ora che in maniera un po' diciamo in punta di piedi sono entrato in questo mondo anch'io dei dispositivi portatili simil pc eh, se avessi voglia di comprarmene uno mio a differenza di utilizzare quello che Mario mi ha, wow. mi ha, mi ha passato e, e, e che non ridarò mai più indietro, grazie Melloz eh, se dovessi scegliere probabilmente prenderei anch'io Legion Go Uh, però perché temi di aver fatto una cazzata? Temi di non utilizzarlo più di tanto? Questa è questa l'unica boh, uh, paura che posso immaginare nei... vestendo i tuoi panni. Non so se ne hai già parlato, dice Mellis91. Io ho recuperato da poco Inscription e mi ha rapito. Tu cosa ne pensi? Ti dico, recupera la top 10 dell'anno scorso. Forse è stato chiesto come va con la Steam Deck. Allora, eh, ne ho già parlato parecchio, io mi sto trovando bene e male allo stesso tempo. Gli aspetti positivi, positivi sono decisamente di più. Eh, quello che faccio fatica a ma mandar giù è che stiamo parlando di un dispositivo ormai sul mercato da un anno e mezzo, forse siamo verso i due praticamente, e non trovo veramente inaccettabile che esistano tuttora queste problematiche eh, sul, sulla batteria, perché se da una parte sappiamo benissimo che Steam Deck, specialmente il primo, quello che ho tra le mani io, quindi non l'OLED, non abbia un'autonomia un così esagerata il fatto che tuttora io incappi nel problema fasullo perché in questa settimana ho appurato il fatto che si tratta di un problema fasullo del, del come cazzo si dice il draining del prosciugamento della batteria nel giro di 20 minuti cioè io in 20 io carico lo Steam Deck. guarda, oh, wow, figa, facciamo una una prova immediata. Arrivo subito. Vi faccio vedere in live Cosa succede? Allora, lo Steam Deck l'ho caricato tutta notte perché pensavo di giocarci stamattina e poi non l'ho fatto. Quindi, accendiamo questa sberla e la console mi dice, mi dice che ha il 99%. Dov'è? 99% con un'autonomia di 2 ore e 49 minuti e intanto che dico 49 minuti siamo a 2 ore e 15 minuti 2 ore e 7 minuti 2 ore e basta 1 ore e 55 cioè se io mi metto qua live il guardiamo se lo vedete vedete come va giù? non è a fuoco però state vedendo che i numeri stanno calando vertiginosamente Ok? E vedete che pian piano va giù anche qua la batteria, siamo già al 98, in genere va giù ancora più velocemente la batteria rispetto ad ora. Fatto sta che io arriverò nel giro di 20 minuti giocando a uno 0% di batteria con 0 minuti e 0 ore e 0 minuti di autonomia, ma io vado avanti a giocare perché è proprio un controllo sul, sul quantitativo di batteria residuo che non, fa, non effettua un, un check vero e proprio e quindi uno gioca con le notifiche guarda che c'è un livello di batteria basso prima giallo poi rosso eccetera per uno va avanti a giocare fino a che la console effettivamente non si spegne ed è un giocare un po un po come dire eh... In pensiero, fortunatamente o sfortunatamente, dipende dai punti di vista, non gioco delle sessioni così prolungate, eh, quindi um, una volta che digerisci il fatto che eh, questo problema è relativo, è solo visivo, è solo visuale, visuale, non so neanche se esista come termine, visivo, um, uno va avanti a giocare più in scioltezza. È un po' una cazzata che andrebbe risolta solamente con eh, un... dal punto di vista software, ma così. E, e tra l'altro non succede a tutti questa cosa. Però a me succede. Intanto che stiamo parlando siamo già scesi al 96% con un residuo di 52 minuti. E quanto ho parlato? Due minuti? andiamo avanti. Recupero. Ma è l'OLED questo? No, è la prima versione praticamente dal, dal day one di, di Mario. Eh, sembra il mio conto in banca da quando mi sono trasferito a Milano. <ride> per me o la scopro console della vita per farci girare tutto in portabilità, Steam, Epic Game, Pass, Emu, Retro Gaming, eccetera, o da troppi problemi con le configurazioni e la rivendo. Allora... Mm, vabbè, ovviamente io non posso, non posso, come dire, farti, cioè fare dei paragoni con, ehm, come si dice con Lijon Go, perché proprio quella non l'ho mai provata. Però, se a te interessa giocare in portatilità, se vuoi, nel giro di pochi secondi faccio partire un gioco a caso del hi Rush, continua comunque, un gioco a caso del, eh, di xCloud, del, del Game Pass, e vedrai che ehm, giocarci in buona sostanza è come se tu stessi giocando con il gioco installato nella tua console. Proprio quelle due o tre volte che ho provato solo per curiosità... Perché per ora sto giocando a Steam Deck, cioè a Death Stranding sullo Steam Deck in riproduzione dalla, dalla PS5, in riproduzione remota. Quelle due o tre volte che ho provato a giocare eh, su XCloud, ehm, cioè se non me l'avessero detto io non avrei notato nessun tipo di differenza. Nessuno. forza <coughs> fa la sincronizzazione per beccarmi i salvataggi ho preso il primo gioco a caso è l'ultimo che ho fatto che ho avviato da xcloud proprio per eh, testare il suo funzionamento con, allora, gente, con steam deck Vabbè. Sì, forse non era il momento perfetto per... Però ecco, anche dal punto di vista dei, dei comandi è assolutamente senza, senza lag e tra l'altro ragazzi, vabbè, anche basta. Sì, ok, intanto sono già calato all'87% aspetta eh come cazzo si chiude ok calcolate che ci sto giocando con eh, lo steam deck in wifi mentre sto facendo una live su twitch dal mac in wifi anche quello quindi insomma mh, direi più che soddisfacente dal punto di vista qualitativo non uh, dirò ma neanche l'ottimizzazione strana la mia non lo fa a distanza di un anno modello 512 come questo ma la batteria è la medesima forse mio amico usa anche un alimentatore una dock non ufficiale non ho capito uh, se non ha risolto a livello software sarà anche qualche sensore che si sarà sminchiato allora diciamo che uh, mi era già capitata una volta sta cosa e avevo risolto seguendo i dettami di Mario che sono i dettami della rete del web che dice in buona sostanza tu ci devi giocare fino a quando la, la, il dispositivo non muore, proprio quindi la batteria è allo 0% e muore, poi la ricarichi fino a carica completa e vedrai che eh, la cosa si risolve. La cosa, grazie Ale, la cosa in effetti si è risolta ma per un tempo veramente di, non sotto la settimana e si è riproposta. Uh, Come è stato questo primo periodo di pseudo PC gaming? Stai amando il dover ottimizzare le impostazioni per far girare il gioco discretamente, dover uh, trabocciuti con tre minuti? Assolutamente no, Marco. Semplicemente perché non ho mai utilizzato uh, un gioco nativo per uh, Steam, per PC, se vogliamo. Ho sempre giocato con giochi in riproduzione o dall'Xbox o da PS5. Quindi tutti i discorsi di ottimizzazione con me decadono, e francamente me ne fotte fino a un certo punto, perché comunque nel 99,9% dei casi utilizzerei, utilizzo e utilizzerò un dispositivo di questo tipo sempre per giocare eh, in riproduzione remota. Grazie Gianluca, eh, buon weekend anche a te in riproduzione remota dalle console, perché comunque le console rimangono eh, il mio riferimento. Farren, uh, ci mostri un gioco che reputi il Santo Graal della tua collezione? No, per due motivi. Innanzitutto perché non ho giochi che reputo sacri Graal della mia collezione. Secondariamente perché la mia collezione non è qua, ma in cantina. In soffitta, perdono. Uh, Okay. usare amateur. Usare schede video Pro. Ah, pro, riprendere lo schermo con la web. Allora. Tu che velocità di connessione hai per far funzionare bene Xcloud? Io ho 30 mega ma va parecchio a scatti. E figa strano. Dunque, io ho la fibra da un gigabit in casa, ma io ricordo che. Prima di avere la fibra gigabit, quando stavo ancora nella casa vecchia, avevo una 100 mega con cui avevo provato servizi come Stadia, ma avevo provato anche Xcloud, e non, non avevo problemi di, di, di scatti. Uh, HiFi Rush non permette il minimo lag, altrimenti non giochi. Stronzata questa, perché non è HiFi Rush che non permette il minimo lag. Cioè, se avessi dei problemi di lag in casa, eh, il gioco ne risentirebbe come qualsiasi altro gioco. Dopo aver provato la riproduzione remota da una console, come Steam Deck, no, la riproduzione remota è da una console come PS5 e Xbox. Steam Deck è il dispositivo che riceve la riproduzione remota. Valuteresti in un futuro l'acquisto di PS Portal? No. O ti fionderesti su un dispositivo analogo allo Steam Deck? Assolutamente la seconda ipotesi, ma anche per il semplice motivo che eh, il Portal, la PlayStation Portal, chiamatela come, voi, uh, come volete, a parte che è un dispositivo sostanzialmente del cazzo, ma tra l'altro è un dispositivo che mi può, permetterebbe la riproduzione remota esclusivamente dalla PS5 non eh, da altre fonti ci gira cyberpunk sulla steam deck non ho provato so che ci gira anche piuttosto bene ma quando ci giocherò perché sapete che è un altro dei giochi che voglio recuperare dalla scorsa generazione ci giocherò comunque in riproduzione remota dall'xbox per cui ho già eh, una copia del gioco devo prendere un bicchiere d'acqua perché mi sta andando giù la voce di salute allora fai bene a giocare in remoto ma ciò mi fa sorgere una domanda perché non stremi su mac o su cellulare l'ho già detto su cellulare piuttosto mi infilo una shoffer offer su per le chiappe su mac ho già provato eh, in diverse occasioni a streamare dalla ps5 e a parte che vabbè non sono proprio comodissimo diciamo, eh, ma soprattutto con dispositivi di questo tipo mi è capitato di avere problemi di lag, sia di input lag che di lag in generale, con lo Steam Deck no. Condivido sullo spirito del gioco, ma non trovi che vi sia un po' di sbilanciamento nel ritmo dei primi 5-6 capitoli? Eh, io sono arrivato qua. Cioè, inizia con la prima manciata di ore di gioco, colmo i cutscene, successivamente invece passa solo a gameplay per diverso tempo. Non lo trovo un, un, un grosso problema, nel senso che, eh, per quanto, sì, è vero quello che hai detto tu, non è bilanciata proprio per un cazzo, eh, però una volta che mi introduce tramite filmati il contesto e la storia che sto per vivere dopo il fatto che mi lasci solamente giocare lo vedo come un valore aggiunto ehm, quando esce il tuo prossimo libro sui videogiochi mai ehm, comprerai Kingdom Hearts 4 se mai uscirà non lo so non lo so perché il 3 L'ho comprato perché indipendentemente dal fatto della storia, come andava a finire, eccetera, avevo voglia di rigiocare un altro Kingdom Hearts dopo tanti anni che non giocavo a un Kingdom Hearts, diciamo, ufficiale. L'esperienza col 3 non è stata proprio così mm, memorabile, seppur non mi sia dispiaciuto come gioco, cioè è un Kingdom Hearts, punto. Diciamo che ora come ora, se domani dovesse uscire Kingdom Hearts 4, non lo comprerei perché non ho tutta questa voglia di rigiocarmene un altro. Ok. Mm. Ciao caro The Prade, mai sentito? Me lo cerco. Non ho capito. Uh, ciao Iskandert Mod, benvenuto, continuerai a comprare giochi in formato fisico o ti convertirai piano piano anche tu al digitale, mi sto già convertendo al digitale in maniera anche piuttosto evidente e in maniera, non dico totale, ma comunque in maniera importante. Sia perché un po' il Game Pass, il PlayStation Plus mi stanno abituando a giocare con giochi in formato digitale, un po' perché lo Switch è stata la console senza dubbio che mi ha spinto a comprare tanto. In digitale, specialmente gli Indie, ovviamente. E in più anche su Xbox recentemente mi è capitato. Vuoi per offerte particolari, o comunque per aver trovato dei giochi in formato digitale a prezzi veramente interessanti. Quindi, non ho... diciamo che la ricerca spasmodica dell'acquisto di una scatola di plastica col disco non, è... non rientra più tra le mie. Tra le mie priorità. Manu Vialz. Sì, sto giocando a death stranding ancora e ne ho parlato fino adesso. Ma in 31 ore di gioco hai fatto 6 capitoli su 18. Come 18? Porco Diaz. Se sono ad un terzo, non pensavo durasse così tanto. Fonti esterne a me mi dicono che i capitoli successivi saranno molto più veloci. Vedremo se ciò sarà vero. Non capisco comunque come sia possibile che i miei amici l'abbiano finito in 32-34 ore. Francamente, non lo capisco. Anche perché ci tengo a precisarlo, non sto facendo nulla di secondario. Sto facendo solo ed esclusivamente missioni principali. Capisco il voler giocare con cellulare, neanche io lo faccio. Su smartphone vi sono troppe distrazioni che mi rendono difficile concentrarmi. No, non è, non è quello il problema. Ho uh, detto che l'ho provato, e se trovi un buon controller con clip, gira anche meglio di quanto ti aspetti. No, innanzitutto per un motivo semplicemente di dimensioni, cioè. Fate voi il paragone tra questa sberla e questa. Quindi già questo è un fattore assolutamente discriminante, ok? Poi se devo leggere dei menu, dei sottotitoli, così come cazzo faccio sul cellulare, ma stiamo scherzando? Assolutamente no. Secondariamente perché comunque il mio cellulare è vecchio, ha una batteria ormai devastata da 5 anni e mezzo di ricariche giornaliere, anzi più di una ricarica giornaliera ormai, quindi è assolutamente fuori discussione che io possa utilizzare il, il cellulare. Secondo, infine, anzi, ehm, mai utilizzerei questo dispositivo per giocare in maniera diciamo seria, cioè con giochi non da mobile proprio perché e ti arriva la notifica di questo, e ti arriva eh, l'email, e il messaggio dalla... Ma, ma no, ma no, no, no! Uh, come ti stai trovando con Steam Deck? Ostia, lo, ne sto parlando già da diversi minuti. Non stai rivalutando l'acquisto? La consiglieresti al posto di una normale console da casa? PS5, Xbox? Non lo so. Quale gioco a schermo condiviso ti ha divertito di più? A schermo condiviso, quindi vuol dire con qualcuno di fianco a me, credo che dovremmo tornare all'epoca del Mega Drive. Sì, ne sono convinto. Uh, Cos'era? Cos'era? Io ho l'8-bit e ci trovo bene, forse un po' leggero per mantenere il cell. Eh ok? Io mi l'ho usato solo per i giochi con grafica semplice hola Marco, io Death Stranding l'ho abbandonato per la terza volta e penso che sia quella definitiva sono cose molto belle e interessanti ma a lungo andare non lo reggo ora sto giocando ad Horizon Forbidden West con tutti i pro e i contro del primo capitolo te, programmi per il fine settimana? cosa c'entra figa il fine settimana? no non ho nessun tipo di programma particolare per il fine settimana hai uh, intenzione di cambiarlo quindi il telefono? Se sì, quale compreresti? Avevo già intenzione di cambiarlo quando è uscito l'iPhone 15. Non l'ho fatto semplicemente perché era un periodo eh, assolutamente pregno di spese. Eh, tra l'altro, terminate da, da pochissimo, quindi spese importanti, spese per, eh, per la casa. Quindi ho preferito tenermi eh, un po' di ghelli sulla. Sul, sul conto quindi molto probabilmente ne parliamo all'uscita dell'iPhone 16 possa un tuono traghettarti nel deserto del... <ride> ciao Fede io nel mentre dopo aver amato i Death Stranding sto recuperando i Metal Gear con la Master Collection sono nel secondo e sto guardando parecchio a distanza di 25 anni hm, mi fa piacere da quanto tempo è il MacBook Pro dal 2012 e questo secondo MacBook dal 2021 mi sembra di sì, mi sembra di sì. Vorrei valutarne l'acquisto ma voglio valutare anche quanti anni durano solamente rispetto ai portatili Windows. Guarda, il mio è durato 9 anni, il primo, con qualche accorgimento nel frattempo e significa semplicemente aver cambiato il disco fisso con un disco fisso a stato solido. Però appunto mi è durato 9 anni Non ho mai avuto un computer eh, Portatile o fisso che fosse Che mi sia durato così tanti anni E mi tocco un attimo i coglioni Carino Ciao Davide uh, Ok Anch'io sto recuperando la Metal Gear Collection Sono quasi alla fine del primo Bellissime perle Miliari da pietre miliari mica perle. Accidenti. Accidenti. Stavo notando che la collection Metal Gear ne ho sentito parlare male. La consigli? Io a dire la verità non ne ho sentito parlare male. Perché dite ciò? Cicciu ciò? No. Mm. A dire la verità, se devo proprio fare la Cosiddetta punta al glande, non ne ho sentito parlare. È stato la Metal Gear Collection, è stata argomento di discussioni. Io ho appena acquistato la collection di Kingdom Hearts. Minchia, non ho mai giocato a nessun capitolo. Spero proprio mi possa piacere. Non so perché, ma giocare a fare una foto di Saturday Remake mi ha fatto venire voglia di recuperare la saga. Beh, um... Beh, Final Fantasy VII Remake, diciamo solamente in parte, ma Final Fantasy XV e anche il 16, forse il 15 ancora di più. Anzi, sicuramente, il 15 di più mi ricordava veramente tanto Kingdom Hearts. That Stranding cominciato 5 volte prima di trovare il coraggio di finirlo, bellissimo. Guarda, io sono solo, tra virgolette, solo, alla seconda di... Eh, diciamo, la seconda volta in cui l'ho cominciato e, cazzo, stavolta ci ho investito talmente tante ore, ormai, che vorrei davvero portarlo a termine, ma mh, per ora no, diciamo che, nonostante proprio ieri sera abbia avuto questa... Questa, questo sintomo di, di stanca, comunque, non mi è ancora balenata l'idea di mollarlo. Spero comunque di darci abbastanza dentro questo weekend. Anzi, apprezzate il fatto che io sia qui in live con voi perché sono per altri 7 minuti in casa da solo e questi 45 minuti di live. Eh, li avrei potuti dedicare per giocare a Dead Stranding, ma mi mancavate, non, eh, non lo nascondo. Questa settimana è stata piuttosto ehm, scevra di live eh, spero la settimana prossima di poter recuperare un po'. Perché ho avuto un po' di appuntamenti sparsi per la, per la settimana e quindi sono stato un po' lontano da voi. Ma col cuore ci sono sempre. Mm! Scusa, se, prima che mi dimentichi, Scusa se ti ho fatto ridere in ufficio con il messaggio su Telegram riguardo la. <ride> Cazzone. La televisione di un film a casa. Ok. La Metal Gear Collection è stato. La Metal Gear Collection è stato recensito piuttosto negativamente, inizialmente a causa della pigrizia della conversione e anche dal fatto che in 720p contro i 1080 dichiarati. Ok. Ti attira Final Fantasy VII Rebirth? Assolutamente sì. Anzi, eh, ponderavo l'idea di comprarlo a Day One, <coughs> non l'ho fatto semplicemente perché sto giocando a questo e vado avanti a giocare a questo. E lo giocherò. Dal due in poi, quantomeno, sono tutti in full HD. Diciamo che se hai giocato in Metal Gear non c'è nulla di così migliorato. Io sto sfruttando perché non ho giocato uno scusate ma da un gioco della playstation 1 cioè leccatevi i gomiti per il fatto che sia in 720p ma che cazzo volete cioè è una collection non è un remake ragazzi ecco cosa avevo detto 7 minuti e sono passati 4 Fatto arriva la Maya. chi è Allora, uh, che tu ci mancavi? Ti paga la shoffer offer, magari. Ma mi basterebbero dei toc. Da fastidio, faccio così. Ecco, così non vi viene il dubbio. Mi potrebbero anche pagare in birra perché è una. se non, la mia birra preferita, una delle mie preferite. Diciamo che di remaster è da poco. Ma non è una remaster porca Eva! sto giocando anch'io Death Stranding PS4 Version sono al quinto capitolo mamma, perfetto, io sono a quello dopo bravo Davide, oh, bravo Vincenzo bravissimo Marco tu pensi che i Souls Like stiano diventando un po' la nuova moda post open world allora, post posto, che non credo che eh, la moda degli open world sia terminata anzi un Elden Ring mi dimostra il fatto che la componente open world stia contagiando anche dei generi che prima non prevedevano a pieno questa componente e comunque no, non credo che ciao Maya puoi chiudere la porta? brava, dopo vieni che ti do un bacione. eh? la stella la porta a casa la mamma vieni qua che ti do un bacione sto, fac... sto finendo la live bravissima Uh, io, da buon boomer, ho preso la remastered di Tom Rider su Switch e devo dire che è stata fatta meglio di come credevo. Come credessi, uh, no, non la giocherei manco morto. Insegnerei a Maya e a Stella a giocare ai videogiochi. Uh, dopo ne parliamo. vieni a spiegare: cosa dobbiamo fare domani? Cosa vi devo insegnare? non posso, figlio. Eh, no. Vieni qua. Giù. Qua. Saluta. Ciao. È qua che devi guardare. Ah. Saluta. Ciao. È qua che devi guardare. Saluta. <ride> Ciao. Cosa giochiamo domani? A Mario Kart. Per la prima volta, vero? Sì. Perché questa disgraziata, insieme a sua sorella, cosa fa? Guarda i video su... YouTube di Mario eh, i video di Mario che guarda lei con sua sorella sono video di gameplay di Mario Party diverse, diverse e... diversi e... capitoli di Mario Party, mm -hmm. quelli per il GameCube, GameCube. Che non so, che cos'è, è una console. Ah, okay, è una quelli una per console. il Nintendo 64. Perché chi dice la Nintendo 64 o la Nintendo Gamecube, è un? Ehm... Dimelo in un orecchio. Come? Cazzo. Non si dice? Cara! Brava, Maya. Allora, poi. Uh, ok. La trilogia... Non farla scema, no? non cominciare. Eh? Dai, vai a cambiarti. No, resto qua un attimo. Stai qua un attimo. Eh, mamma, mamma aspetta aspetta aia. ok allora l'angolo di Maya Maya non farai andare la birra sul Mac per piacere Mac è cresciuta ti dicono ciao grandissima mm. Beh. cosa c'è? ti chiedono come va a scuola? bene sicura? si ti, sì, ti dico il sogno di Brian ma chi è il sogno? <ride> Il di... Dimmi il sogno di Brian Allora Una suora che lo mangiava Una suora che lo mangiava Mamma mia eh, Ok Poi poi. Eh, bravissima Maia, I gusti migliori del papà Mi adotti Brava Maya che hai compiuto i 170 cinti... Eh 170 no ma ha superato Abbondantemente il metro e 30 E ricordiamo che sta bimba Quanti anni hai? 7. 7 figa Uh, perché sono, tutto pieno, sono tutta piena di scritte sono i ragazzi che ci stanno e le ragazze che ci stanno seguendo <ride> perché ridi? perché, perché? <ride> perché? <ride> perché? Che scommavi. come scommavi? <ride> che scommavo <ride> 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 Beh, vai passando assolutamente il discorso pirateria c'è Briz che sta facendo un <ride> grande che sta facendo un raid di 532 persone perfetto grazie eh, in realtà il titolo effettivo di 25: è una collection ufficiale si è riproposta senza neanche un microscopico microscopico <ride> sì miglioramento mm, non sono d'accordo perché eh, stiamo parlando di se stiamo parlando ancora di Metal Gear mm -hmm. è una collection. collection è una collection esatto ok No, 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 no. Eh, ok. I dentini mancanti sono conseguenza del fatto che abbia chiamato la console del papà. La Switch si è tirato una bastonata in testa. Eh, okay. Metterò la cucina ah, ma... come va il ponte. Quando vedrò un video con lei mentre giocate, mi metterò a piangere. No, ma direi... perché quello lì? Siete così? no eh. è una... si chiama un emoji. Cos'è l'emoji? Sono quando mi mandi le faccine che mandi i messaggi col cellulare della nonna. Ah sì, già, vero, l'emoji. È... Eh. Poi, eh, <ride> eh, poi... Poi, 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 chi la c'è? Eh, la Madonna, ma quanti commenti, guarda, guarda, guarda quante, quante, quante icone tutte animate. Secondo te Maya ti chiede Ivan Fiorelli? <ride> chi è il bianco? Ivan Fiorelli. Ah, Ivan, eh. Ivan. Ivan mm. è un maschio mm. Ivan ti chiede secondo te lo Switch 2 cioè mm. la console che esce dopo lo Switch che abbiamo qua a casa mm -hmm. uscirà quest'anno mm. cioè entro la fine dell'anno mm. sì o no? si sì. brava mm. e se dovesse uscire la prendiamo ancora la prendiamo bianca Grigia mm? o colorata? Colorata. Mm. Che procione che, che sei, dai, vai a cambiarti, vai a cambiarti, dai, dai dai, 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 vai fuori dalle balle, vai fuori dalle Maya, <ride> dai. Cioè. Ostia, l'oracolo <ride> ha parlato, nuova predizione dei Maya. Maya, mi consigli una pizza, ci siamo? Eh Ecco, brava, sediti ancora oh! Ormai sono diventata pesante. No, non sei diventata pesante, sei diventata grande. <ride> Guarda adesso con un pugno sfoglia il tavolo. <ride> pizza, pizza, forza. Ah, la allora, pizza, sì. <ride> una buona, una che piace anche a te, però rispondi con attenzione. Uh -huh. <ride> ok, allora, funghi. Uh -huh. E salsiccia, ottimo, abbastanza classica, sì ma buona, mm. brava. <ride> Maya dai un bacino al papà e auguragli. Una buona pressione arteriosa. No, non ti dado il vaccino per la pressione alterosa. alterosa. Mi ricordo quando vendevi portachiavi in piazza in fatta di strada, <ride> perché eh, mai ti amiamo. Eh, ora capisco perché le ginocchia di Marco <ride> cominciano ad avere problemi. Uh -huh. <ride> Chi perché me l'ha scritto: La Carmen: Dilde Carmen. Sei molto cattiva, porco dio! <ride> è caduta giù la tenda. Maia, la Car Carmen, sei cattivissima. Via, vai, vai. No. Dai, ostia, che dobbiamo raccogliere la tenda. Che dopo la mamma ci sgrida. Buongiorno, sono il papà. Cosa facciamo oggi? <ride> Maya vai fuori dal palco. <ride> maia dai ostia vai fuori dai, coglioni, sì. dai cristo di dio non si dicono queste robacce eh. mi raccomando eh dai sì vai dai figa che dopo devo prendere la scala e rimetterla su che do no, coglioni ma sei stati noi? Venuta è, è venuta giù da solo madonna Guarda. figa ho fatto anche la riga sul muro la mamma mi apre le il sedere. <ride> tu scendi <ride> dai. fuori dal balle. Da questo momento verrà, verrà ricordato nell'internet. maia non pestare la tenda, no, Dio canaglia. No, ostia. No. Pre, 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 prendi una gomma. Prendi una gomma. gomma. Prendi la gomma dal. Gomma, dai, gomma. figa, prima che arrivi la mamma. Sì, ostia. Dove, dove? Nel tuo astuccio, rincoglionita. Madonna. adesso ho paura che qua qualche sgomma sul muro porco di oh. eh, proviamo con la gomma e sono stato qua con io eh. cazzone col, col bracciolo della, della sedia minchia ragazzi minchia che minchia, minchia non si dice minchia hai ragione non c'è nascondere il mio mi <ride> prego qualcuno clip serve Clippy? la gomma magica Occhio, qua non pestare. No, non pesto niente. Guardiamo se riusciamo con la gomma. Adesso mi devo mettere a cancellare un muro. Beh, 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 beh. beh. Com'è papà? Eh? Cosa dici? Poi scemotto. Ma no, dico. scemotto. Guarda, guarda. Sì, cancella anche qua per piacere sì. eh, qua però non sono stato io eh. eh vabbè se non sei stato tu comunque cancella intanto che ce l'hai la gomma adesso eh. devi mm. mettere giù la gomma e non dire niente alla mamma dico tutto alla mamma <ride> oh, vai dai Maya figa sveglia ma no, cos'è quella facciotta lì che facciotta eh vai giù vai giù vai giù Giù, giù, giù. Eh. No, su su su. Eh, questo, no, ma, questo, Ma che, questo, ma che cosa ne so? Dai, Maio. Sì. Allora. Eh, più laia con Maya. Sì. <ride> Grande Maya, prepara le carte. Eh, no, ma è di tua moglie che è sgommato il muro perché dopo. <ride> Metti Dammi, un po' di aria dai, miei vizi, ho finito le chance per chiederti se e, 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 mi porti via da me, me. ma io, so, io sono uno streamer professionista, sì, sì, sì. non puoi interrompermi così tanto, ok dai dai. Cioè, è pazza! Ah, vedi, dai, dai, cazzo! Eeeeeh, i forti, via da me! Eeeh, via da me! Ma io basta, dai! Via da me! Basta! <ride> ragazzi credo che qua dovremmo chiudere la live eh, perché qua sta, sta degenerando completamente ho finito le chance perché basta basta bravi figa anche voi bello l'inchino vai via vai a giocare con le pantegane dai ti gane, me lo me... spiegano i tuoi amici. Sì. Allora... Sgomma, me... sgomma, sgomma! <ride> <ride> Quanti Ma sono vuoi... arrivati dei messaggi per me. Eh. Oh, guarda, ti fai così. Farenz, un nuovo presentatore di Sanremo. Vorresti il papà a Sanremo? Mm, sì. Eh, anche a me. Cosa canti? Ma non a cantare! Eh a presentare come quest'anno c'era Amadeus no? che presentava dicono che te vorrei... apri un altro negozio un altro Amadeus maia dio canaglia Scusami. ostia <ride> dai Fidec. ok te cosa vuoi aprire saremo 2024 2005 2024 c'è già stato eh, già no? è già vero mm. è nel futuro del 2025 chissà come te lo immagini io me lo immagino così Ehm, tutto colorato oddio mi è caduta la cuffia ma chi vorresti come cantante l'anno prossimo a Sanremo sicuramente non tananayi e Cosmo ma te sei proprio mia figlia bravissima Mamma. allora sul palco do domani se ciao domani no. a Sanremo mm? e eh, ma per prima mm? Angelina Mango no, è mia. Emma per prima. Sì. Angelina Mango? Ma no, eh. Non ci provare a mettere sul palco Angelina Mango. Ok. Alfa? Alfa, quello ti piace. Non mi sento tanto bene. Fluff, fluff. <ride> è proprio mia figlia sì. questo. Se non la te la facevo no basta basta <ride> versione scorretta ba basta si era già capito <ride> ok versione scorretta poi? scimmia allora <ride> poi? Um, poi un ragazzo controlla i The Colors i The Colors ma anche qualcuno che non c'è stato quest'anno dico qualche cantante che ti piace che vorresti vedere a Sanremo l'anno prossimo Lazza Lazza ancora?

Mm. Vabbè, faccio salire anche Angelina Mango. Mm. Mm. Geolier, non ci provare a far entrare i geolier. Mm. Poi uh, mm, um. <ride> mi sembra già abbastanza scemo senza la birra. <ride> Allora, questo guarda papà... Yeah. È finito. Au! miau. Adesso okay. basta. Dai che 5 minuti e stacco. Sì, stacco. Aspetta, guarda. È saltata via la tenda. È saltata via la tenda. È saltata via la tenda. È saltata via la tenda! 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 Analisa anche! Brava! Eh, però no, l'anno prossimo non ci sarà. Perché? Perché c'è stato quest'anno, è difficile che faccia due anni di fila. Ma 16 anni è lei? Ha 16 anni? Eh. Ah! Ma sei già sposata! 16 anni, guardalo su su coso, i su, siri. Ehi hey Siri! No, non mi ascolta. Ehi hey Siri, quanti anni ha Annalisa Scarrone? Guarda. Annalisa ha 38 anni. Ah, oh, 38. <ride> mi ha detto la Giorgia che ne aveva 16. La Giorgia non è, non è affidabile. No, però l'aveva detto anche a, a, che tempo che fa, eh, anche a Sanremo. Aveva detto che aveva 16 anni? Certo, eh, certo. cancello tutto. Aspetta, fammi cancellare. Non ti ho detto che devi andare a cambiarti? Sì. Dai, sì. Va bene, dopo ritorno, eh, però ci sì. un Non vedono l'ora. Ah, dai, dai, in incubi dai, miei vizi. Ho oh, finito le per chiederti. Ah, poi questi qua dobbiamo mandare a stare. I e bunker poi... 44? Sì, anche quel, il gallo. Quello... Il gallo sono i l'assad. Sì, il gallo e anche l'unicorno, che era l'unicorno. Sono... No, un unico... E gli altri due sono. No, uno è un gallo e l'altro è un unicorno. E gli altri due sono i unicorni. Uno con la cosa così. Maia, basta, taste le ostia! Via! Via! Via. Via. Sì, dai, porta anche la giacca con la scuffia. Dai, ba basta. Chiede se porti via da me. Questa è la mia vita. na 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 na, na, na. Vabbè, ragazzi, la, la live è andata un po'. <ride> un po'. Ma perché, perché porco di. Maia, ostia, il faro da stiro. Sì. Diceva la live è andata un po' in vacca e temevo che può essere da sola, che non c'è ancora sua sorella. Non è ancora arrivata. Ah, Orco. Scusami una Puntamela. cosa prima di spegnere, posso fare vedere dopo l'album delle figurine degli amici cucinati? Ah. Mm. Vai, posso farlo vedere adesso? Si, sì. dai, mamma. <ride> E, 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 e. ecco qua. Questo qua è, è, è l'album degli amici cucciolotti. Volete vedere? Dio canaglia. Oh, scusami, non volevo. Mi si vede un orecchio. Eccolo, se volete. Queste qua sono le doppie. No, non sono le doppie, quelle lì sono le cards, non sei proprio quelle speciali. Eh sì, guarda, adesso le faccio vedere. Ma che voi scherzate, però sono, non sono brutte, eh? Sono un po' molli. Eh, però vabbè, come sono essere. anche foil, tipo. Guardate che bella la, la tigre del bengala. Eh sì. A me piaceva lo squalo, ce l'hai ancora lo squalo, eccolo sì, qua. È qua. Sì. Ma tu mi devi dire, anzi chiediamolo anche ai ragazzi della chat sì. se magari giocano, se magari hanno fratelli piccoli, eccetera. Ma non è possibile che delle carte di questo tipo, che in cui vedete ci sono delle statistiche, quindi forza, energia, eh, non abbiano un gioco connesso? Come si fa a giocare con queste? Si, si tengono e basta. Eh, camma tira male. Eh, devi fare tutta la collezione. Eh, cat. Cosa, cosa si gioca allora se qualcuno ce le ha? Eh, guardiamo. Uh, ganza, come dice qualcuno, quali lì sono le cow, okay. Mia figlia non ha conosciuto gli album dalle figurine, però ora non posso aiutarti. Che trip si sono fatti per fare tutte quelle OLO? No, che tra l'altro sono... Ehm... Oh, finito. Sono bustine da... Quante ce ne sono dentro ogni pacchetto? Di queste? Mm. Una. No, in generale. Una di queste e le altre quante sono? 6. 6 più una di queste? Sì. Quindi 6 più 1? 7. Grande. 2 per 7? 14. Mamma mia! Mm. Brava, eh? ne sei già più di tanti altri. Um, Lo sai che io so anche fare la tabellina del 5. 5 per 3? Non lo so. <ride> so solo 5, 15. Eh. Eh no. 5, 5, 15, no. 20. Tra il 5 e il 15. Ah cosa... già vero, il 10, il 15, poi c'è il 20, il 25, il 30 e... Eh. Poi? Il 35, il 40, il 45, il 50, il 55, il 60. Il 60 e il 65 e il 6, Dai, 70. Basta. Okay. ok, abbiamo Vado visto che si... sai fare 5 più 5, già più di Vincenzo davvero? Sì, il mio amico Vincenzo, mm. che ha bisogno della calcolatrice per fare 2 più 3 e prenditi il pallottoliere ma brava Maia Fina. Ok. <clears throat> Vuoi uh, farti un tatuaggio dopo? Ma me le belle facchie che il tatuaggio sì, sì ma dopo quando mi sei cancellato Dai dopo mi... che ho fatto la doccia puliamo questo che fa schifo E mi fai quello lì del paperotto Sì okay. Saluta e vai a giocare con i fiammiferi Ok va bene Così mi trovi così tutta Dai sì. Dai okay. ok Hai bevuto troppa birra secondo me <ride> Bene. Potasson di Brescia eh, si è eh, scritto eh, di <ride> ragazzi scusate è andata così eh, ripeto temevo che finisse così visto che le abbiamo tenute separate oggi perché la stella è ancora un po' groggi no, maia no, si sì, scusami. Sì, scusami dopo fai vedere questo libro non faccio vedere nessun libro vai a cambiarti okay. che tra poco arriva la mamma e se sei ancora così dopo si incazza ah, okay. con me Ok, um, quindi io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live che sarà la settimana prossima, suppongo, a meno che non mi tocchi stirare in questo weekend. Cosa probabile. Bye bye. Brava, saluta, brava. Um, vi auguro buona serata, quindi buon weekend. Ci vediamo la settimana prossima con tanti altri argomenti, sperando o in compagnia di um, ragazzi e ragazze con cui fare la live e quindi parlare insieme le nostre chi classiche chiacchierate oppure in solitaria nella speranza che sia solitaria 100 per 100 un bacione e buona serata un bacione anche da me da parte mia hai già messo giù? si, sì. davvero? no ah ok allora posso restare un attimo no ciao a tutti ah oh, io mai oh, scusami Dio <ride> <Oddio, ride> santo <ride>